Non c'è fede senza rischio. Non rimanete chiusi nell'indifferenza, non temete la fatica del cammino e uscite per condividere la gioia dell'incontro con il Signore. Appena giunto a Prato, Papa Francesco si è recato nella cattedrale per venerare la reliquia della Sacra Cintola della Madonna e incontrare poi i fedeli. Ai rappresentanti della comunità ecclesiale, civile, imprenditoriale e operaia della città, il Pontefice ha ricordato che di fronte alle trasformazioni spesso vorticose di questi ultimi anni c'è il pericolo di subire il turbine degli eventi, perdendo il coraggio di cercare la rotta. Invece il Padre Celeste ci invita a rinunciare a un porto sicuro per prendere il largo. Dal pulpito esterno della cattedrale Papa Bergoglio ha precisato che la Chiesa è chiamata a camminare per i sentieri accidentati di oggi, ad accompagnare chi ha smarrito la via, a piantare tende di speranza dove accogliere chi è ferito e non attende più nulla dalla vita. Invitando soprattutto i giovani a non cedere al pessimismo e alla rassegnazione, Papa Francesco ha infine chiesto di stipulare patti di prossimità e di raggiungere i più distanti. Lavoro degno. Mi permetto qui di ricordare i 5 uomini e le 2 donne di cittadinanza cinese morti 2 anni fa. A causa di un incendio nella zona industriale di Prato. Vivevano e dormivano all'interno dello stesso capannone industriale in cui lavoravano. In una zona era stato ricavato un piccolo dormitorio in cartone e cartongesso, con letti sovrapposti per sfruttare l'altezza della struttura. È una tragedia dello sfruttamento e delle condizioni inumane di vita. E questo non è lavoro digno. La vita di ogni comunità esige che si combattano fino in fondo il cancro della corruzione. Il cancro dello sfruttamento umano e lavorativo. È il veleno dell'illegalità dentro di noi e insieme agli altri non stanchiamoci mai di lottare per la verità e la giustizia.